Gabriele Mattino è uno dei curatori della mostra che si è aperta a Palazzo Ducale, dedicata alla Serenissima, ai 1600 anni della nascita della Serenissima. Ci può spiegare il progetto di questa mostra? Il progetto nasce da lontano, un'idea iniziale c'era già nel 2018, quindi prima che avessimo le grandi tragedie della quarta del 2019 e della pandemia Covid che tuttora aleggia su di noi. Il progetto ha come obiettivo principale quello di raccontare la storia di Venezia attraverso dei momenti di crisi per dimostrare la capacità di Venezia e dei veneziani di reagire a questi momenti di crisi e dunque permettere di offrire al visitatore un messaggio ottimistico, di speranza, dove il passato può offrire a tutti noi la possibilità di comprendere questo presente molto complicato che stiamo vivendo e magari cercare di inventare o ripensare il futuro che ci aspetta. Un excursus che va dagli inizi, la pianta dei barbari, che è la testimonianza più incredibile della Venezia del Cinquecento, oggetti che vengono dal tesoro di San Marco, che parlano dell'unione di Venezia con l'Oriente, Venezia come città di mercanti, Venezia come città di esplosione di bellezza. Secondo lei, cosa non si può perdere visitando la mostra? Visitando la mostra bisogna in verità presentarsi con la voglia di passare molto tempo e osservare gli oggetti. Abbiamo opere d'arte di grandi dimensioni che attireranno immediatamente l'attenzione dei visitatori. Pensiamo alla Pala Balbarigo di Giovanni Bellini, pensiamo al Leone di San Marco di Carpaccio. Eppure poi guardando nelle vetrine avete modo di osservare dei dettagli e nel dettaglio più che altro una serie di opere di piccole dimensioni ma interessantissime per quanto riguarda la capacità di raccontare la storia della città. Quindi io direi che in verità non dovete perdervi nulla, venite aperti alla possibilità di passare molto tempo a scoprire le vostre radici. Molte delle opere vengono dalle collezioni civiche, da alcune collezioni private, sono state restaurate, questa mi sembra anche una cosa molto importante, la partecipazione del privato nel restauro di opere che altrimenti sarebbero veramente in stati pietosi. Quali sono le opere più importanti? Un grande grazie da questo punto di vista va a Seibenis, il quale ha restaurato numerose, ha supportato più che altro il restauro di numerose opere d'arte per la mostra. Sapete come in realtà Seibenis opera a Venezia da più di 50 anni, quest'anno è l'anniversario. In occasione per la mostra ha restaurato il Leone di San Marco di Vittore Carpaccio, abbiamo una palla d'altare di Jacopo Palma il Giovane proveniente da San Geremia ed è la prima rappresentazione di Venezia, la figura allegorica della città su una palla d'altare. Abbiamo una importantissima silografia disegnata da Tiziano raffigurante la sommersione del faraone. Ancora poi andando avanti nel tempo la pulizia di un'opera molto bella di Bressanin che rappresenta l'ultimo senato, così viene intitolato, ed è il punto che segna la fine della Repubblica in questa mostra e poi molte altre opere che vi invito a scoprire venendo a trovarci. E si finisce, così finiamo, con un bellissimo video di Belvaiola, le immagini dell'acqua alta, anche se non proprio focalizzate sull'acqua alta, è un video di studio azzurro, sì, proprio per dare una speranza, se vogliamo, allora, al futuro di Venezia. La scelta di Belvaiola è stata dettata proprio dalla volontà di cercare di astrarci in qualche modo da quella che è stata la sofferenza di tutti noi nel vivere le acque alte, cercare di portarla più a un livello più elevato e in qualche modo più universale. Il video fondamentalmente rappresenta una comunità all'origine divisa, tutti divisi singolarmente, nessuno si guarda in questo slow motion che inizia per giungere alla fine dove a seguito di questa inondazione in realtà i singoli sono diventati comunità e si stanno dando una mano per venirne a capo. Tutti quanti sopravvivono e sopravvivono perché sono tutti quanti assieme come comunità. Quindi questa è stata la volontà nel non rappresentare dal punto di vista narrativo le due acque alte che tanto hanno segnato la città. Il video oltre offre un motivo di spunto, è una discussione, abbiamo uomini della cultura, professori universitari, curatori a cui viene chiesto una loro idea sul futuro della città e quindi è un motivo di stimolo per quanto riguarda l'osservatore per cercare di pensare a quello che potrebbe essere il futuro. Ricordo come il nostro tentativo è proprio quello di usare il passato di Venezia, quello che è stato il suo passato, per cercare di capire dove vogliamo andare e come ci vogliamo andare.
Dunque è una domanda aperta. Assolutamente aperta. Grazie.